Qualche giorno fa mi è arrivato un pacco, fondamentalmente anonimo, di colore bianco, che conteneva delle scarpe, anch'esse di colore bianco. L'ho fatta aprire con la dottoressa Bonnie e questi sono i 10 indizi per capire di che scarpa si tratta. In effetti è una mystery shoes. Ma prima di iniziare la caccia al tesoro, sappiate che questo video è sponsorizzato da una delle principali aziende di footwear presenti sul mercato. Io ho testato questa scarpa bianca per più di 100 km e l'ho già ovviamente restituita, e quindi partiamo con i 10 indizi con una musica un po' meno inquietante. Sono scarpe che non hanno da nessuna parte un marchio, pesano 280 grammi, dovrebbero essere, secondo le mie stime, drop 10, 38 mm o qualcosa del genere, 28 mm nell'avampiede, poi ovviamente non ho tutte le specifiche. A livello di durometro, un nuovo aggeggio che ho appena preso, sembra una scarpa morbidissima e in effetti vi consente di correre davvero in maniera molto efficace e soprattutto davvero sul cuscino. Ho amato moltissimo la mescola che, nonostante sia davvero morbida, consente in effetti di proiettarvi in avanti, e utilizzata qualche giorno prima della maratona di Valencia ho provato un fartlek Moneghetti che mi ha consentito comunque di correre fondamentalmente alla stessa velocità o quantomeno quasi rispetto a quella che invece avrei fatto se avessi utilizzato una scarpa con plate in carbonio. È una mescola che definirei resiliente perché consente non soltanto di essere morbida ma al tempo stesso di farvi correre davvero velocemente. L'ho provata pure sul tapis roulant e ho notato che comunque la stabilità di questa schiuma è davvero eccezionale. Tra le cose che ho amato della scarpa, sicuramente la durata dell'intersuola con i sensori RunScribe che ho utilizzato frequentemente durante i 100 km, ho notato che i parametri tra la prima uscita e l'ultima non sono cambiati particolarmente e di conseguenza suppongo che questa scarpa sia davvero molto durevole. Ho amato moltissimo la tomaia, non fondamentalmente quella di colore bianco, perché la linguetta è molto strecciante e in effetti è in knit, i lacci sono davvero ben organizzati e soprattutto la lacciatura resta comunque ben ferma, il collo del piede è assolutamente coccolato. Ho anche amato lo spazio nell'avampiede, questa tomaia sembra chiaramente molto premium e in effetti questa scarpa nel passato era stata anche definita qui sul canale una pantofola. A livello di struttura della tomaia l'ho trovata davvero morbida, traspirante, secondo me potrebbe essere utilizzata per tutto l'anno. Ovviamente non nella versione bianca, però credo che questa tomaia davvero permetta al piede una traspirabilità eccezionale e al tempo stesso una protezione incredibile. Nonostante ci sia il knit, la lacciatura si effettua in maniera molto semplice, ci sono delle stringhe molto premium e ha in effetti una lacciatura abbastanza diversa rispetto a quella che invece avevamo visto sui modelli precedenti, e però comunque davvero efficace. La struttura della linguetta è a soffietto, cosa che secondo me consente una lacciatura molto efficace e al tempo stesso avvolge davvero bene il piede. E sarebbe davvero morbido se vi iscriveste al canale per non perdere ulteriori recensioni di tutto quello che gira intorno al mondo della corsa nei prossimi giorni. Comunque ci sarà la recensione completa della scarpa non mystery. Ho poi anche apprezzato la conchiglia, che è davvero molto resistente, nonostante sia una scarpa a 3, secondo me consente un bloccaggio del piede davvero efficace, e per inserire la scarpa all'interno del piede stesso c'è poi un famosissimo pull tab che non era presente nella versione precedente di questa scarpa, ma che comunque consente un inserimento perfetto. Al suo interno contiene un colletto che vi consente di tenere il piede coccolato, ma al tempo stesso credo che, nonostante la scarpa stessa sia davvero molto morbida, ha una stabilità intrinseca importante. I miei sensori non mi hanno indicato che questa scarpa cedesse verso l'interno, nonostante la mia caviglia nei mesi scorsi ha fatto comunque le pizze. Per quanto riguarda il battistrada, ha una presenza copiosa di gomma sia nell'avampiede sia nel tallone. Ormai, misurando con questo nuovo aggeggino, ho notato che la durezza del battistrada è assolutamente eccezionale e, nonostante ciò, la scarpa ha mantenuto un peso comunque accettabile, 280 grammi, per una scarpa di questa tipologia.
All'interno del battistrada ci sono dei piccoli buchi che comunque consentono di ridurre la quantità di gomma presente sulla scarpa stessa. Nella parte centrale l'intersuola è comunque esposta, ma questa cosa, nonostante io abbia corso più di 100 km, non ha di fatto creato nessun problema di utilizzo della scarpa stessa, e in effetti non si vede, contrariamente ad altre scarpe che vi assicuro ho utilizzato nei mesi scorsi, non si vede nessun segno di usura. Paradossalmente anche la soletta al suo interno è comunque di colore bianco, è comunque una soletta premium, l'ho apprezzata particolarmente perché offre un'ulteriore morbidezza alla scarpa intersuola già morbida, ma ripeto, questa scarpa vi consente di correre davvero velocemente. Nella parte posteriore della scarpa stessa, a contatto con la caviglia, è stato aggiunto, e questo non so se è un indizio che vi consente di capire di che scarpa stiamo parlando, un piccolo pezzo di tessuto che di fatto dà un'ulteriore stabilità alla scarpa stessa e vi consente di sentire il piede ulteriormente coccolare. Non l'ho messo tra i primi 10 indizi, ma comunque questa scarpa nell'intersuola ha visto togliere, e questa è una cosa abbastanza inusuale, il famoso gel che invece era presente nei modelli precedenti. Le modifiche di questa scarpa sono state abbastanza rilevanti, soprattutto nella durezza dell'intersuola, ma al tempo stesso questa scarpa sarà utilizzata nel 2023 da tantissimi podisti amatori, perché era già una delle più famose presenti sul mercato. Potrà essere utilizzata sia da coloro i quali corressero a 6 al chilometro, ma anche a 7, se non addirittura da tutti quelli che riescono a correre invece molto più velocemente grazie a un motore magari migliore. Sono molto interessato a capire se questi indizi vi hanno consentito di stabilire di che scarpa stiamo parlando, scrivetemelo qua sotto, ed ora una piccola conclusione. In questo caso, se capite di che scarpa, di che modello si tratta, sarò io ad offrirvi un coffee. Se non avete ancora capito di che scarpa si tratta al decimo indizio, vi posso dire che è di Asics che mi ha mandato questa scarpa come test, scarpa che domani restituirò aspettando il modello definitivo, che uscirà il 9 di gennaio. Aspettate la recensione completa, speriamo nei prossimi giorni. Voi nel frattempo stay strong, keep running, iscrivetevi al canale. Io vado a dar da mangiare al coniglio, scrivetemi qua sotto se avete capito di che scarpa si tratta. Ciao, alla prossima!